mio intendimento, certo non scavalcare la collega De Petris, che ritengo che anche su questo argomento abbia le sue riflessioni da fare e che immagino condivida con tutti noi. L'intervento del collega Marsilio ci ha introdotto e aperto anche il quadro di questa situazione in modo anche più ampio. A me però piace oggi qui nel ricordare questa povera figlia, questa ragazza, che per andare a recuperare un suo oggetto, che evidentemente sapeva che si trovava lì, per non tornare a casa e dire ai genitori che aveva smarrito o le era stato rubato un prezioso oggetto come può essere un tablet, è andata incontro alla morte, a una morte orrenda che nessuna giovane, nessuna donna dovrebbe mai fare. E questo evento è strettamente collegato al degrado di questa città, all'incuria di questa città, alla mortificazione di questa città, che pagano tutti i cittadini, e oggi in modo ancora più clamoroso una cittadina di questo territorio, una figlia, una sorella, che come Pamela Macerata è stata travolta da una violenza che per noi è inaccettabile. E allora il collega Marsilio ha fatto bene a ricordare le tante cose. Aggiungo a questi aspetti quello che più oggi mi ha colpito. In un momento tragico come questo, dove il ministro dell'Interno esce dal ministero e va su quei luoghi a rendersi conto di persona, di quel degrado, di quello che va fatto immediatamente, e a rendere omaggio a questa povera figlia, quel ministro dell'Interno è stato accusato proprio da quei centri sociali, è stato insultato da loro, come se ad insultare si potesse casomai risolvere qualche problema, e mentre invece i problemi di questa città sono ancora lì, tutti davanti a noi, e vanno affrontati col massimo dell'attenzione e della severità, ma nei confronti delle nostre figlie, delle nostre sorelle, delle nostre madri, noi non possiamo più tollerare questo, e la nostra tolleranza sarà zero nei confronti di queste persone che non sono, secondo me, nemmeno degne di essere chiamate persone. La nostra civiltà e la nostra storia li sconfiggerà. Grazie. Grazie, senatrice Bonfrisco.